Ciao pescatori appassionati di mare, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente inizia a prendere forma anche la serie di video riguardante le esche artificiali fatte a mano. Durante tutta questa serie di video vedremo come realizzare un master passando per uno stampo bivalva e tutto il procedimento lavorativo che c'è dietro. In pratica partiremo da un semplice master fino ad arrivare all'esca finita, pronta per andare in pesca. Intro! In primis ci tengo a precisare una cosa: questa serie di video non vuole essere né un tutorial né un metodo di insegnamento nei confronti di nessuno, anche perché io non ho l'esperienza necessaria e sufficiente per insegnare qualcosa a qualcuno. È soltanto una serie di video che serve a mostrare il mio modo di lavorare, il mio modo di realizzare delle esche, giusto o sbagliato che sia, ne esistono vari metodi, ognuno, ogni lure builder, ogni costruttore preferisce lavorare in una certa maniera. Io vi farò vedere il mio modo di lavorare, sperando che ne possano nascere discussioni costruttive e ulteriore conoscenza con altre persone che hanno la mia stessa passione. Quindi ripeto che non è né un tutorial né un insegnamento per nessuno. Vi invito a commentare questo e gli altri video in maniera costruttiva. Grazie. Per realizzare l'esca che vi farò vedere ci occorrerà utilizzare il master, proprio per realizzare uno stampo bivalva. Il master cos'è? È semplicemente un'esca che noi possiamo realizzare in vari materiali. Io non vi faccio vedere in questo primo momento come realizzare un master, perché sennò non basterebbero 30 video solo per parlare del master, perché c'è, ogni costruttore lo realizza a proprio modo. Io ad esempio sono partito realizzandolo in legno e ho creato il master, anche se questo master qua è creato apportando delle migliorie rispetto all'esca che già realizzavo da tempo. Però ci sono tanti modi: c'è chi ad esempio utilizza una stampa 3D o crea praticamente il master in legno, viene poi scannerizzato e successivamente ristampato apportando delle migliorie o rendendolo uguale sia sul lato destro che sul lato sinistro, e poi successivamente, una volta stampato, il pezzo viene trattato e realizzato in master. Io sinceramente utilizzo le stampe 3D per la creazione dei metal jig, semplicemente per un fatto: creando un master in legno, poi scannerizzandolo e avendolo sul programma, si può andare a decidere attraverso dei programmi dedicati che volume dargli in base al peso che si vuole ottenere. Così in questa maniera qua io so che il jig mi verrà 10 grammi, 20 grammi, 30 grammi. Una volta sistemato il disegno in 3D, mi basterà soltanto fornire al programma la grammatura che io desidero e lui di conseguenza mi ridimensiona tutta l'esca. Ad esempio, se ho realizzato un jig da 10 grammi e lo voglio far diventare da 100 grammi, tramite il volume del metal jig, inserendo il peso specifico del piombo, il programma in automatico lo ricrea e ricrea di nuovo tutte le misure in modo tale che abbia quel volume secondo quel peso specifico che io gli ho indicato. Quindi me lo ridimensionerà appositamente per farlo diventare di circa 100 grammi. Io questa cosa qua la faccio soltanto per quanto riguarda i metal jig, per avere delle grammature quasi perfettamente precise a quelle che sono le mie esigenze. In questo caso invece, per i VTD, i darter, qualche minnow, qualche stick bait, uso direttamente il legno e non ci sto ad ammattire più di tanto. Altri modi per realizzare il master: conosco qualche lure builder che utilizza delle plastiche bicomponenti che una volta asciutte sono facilmente carteggiabili e lavorabili, però io continuo a trovare più semplice realizzarli col legno. Proprio per questo non ho fatto intanto un video dove vi faccio vedere come si fa un master, perché uno se no ci si perde per le miriade di possibilità che ci sono. Se poi ce n'è la reale necessità, vedo di fare dei video appositi e di realizzare magari la stessa forma di master con diverse tipologie di materiale, così da farvi vedere come poter fare. Ovviamente quando realizzate un master per realizzare uno stampo non dovete assolutamente avere furia, dovete essere sicuri e fare un lavoro fatto bene, perché lo stampo copierà pari se utilizzate della gomma di qualità. Lo stampo vi sfornerà dei pezzi pari uguale a quello che è il vostro master. Quindi dedicategli tempo e siate sicuri della forma che volete dargli, o se volete aggiungergli dei dettagli o qualunque altra cosa. La cosa che fa un pochino più smadonnare è andare a creare l'alloggio per gli occhi, centrarli.
Ci sono vari metodi e online se ne vedono tanti più o meno efficaci. Io sinceramente vado a occhio, stuccando e risistemandolo, riforando per come dico io. So che è una metodica di lavoro un po' sbagliata, però mi trovo bene a far così, anche perché con tanti altri metodi che vedo che sono facili per altre persone, io non faccio altro che diventarci scemo e perderci tempo, mentre così riesco comunque sia ad avere degli occhi allineati senza grosso modo problema. Un'altra cosa che dovete valutare quando andate a fare lo scasso per gli occhi, dovete decidere che dimensioni di occhi volete montare sull'esca. Vi invito, se non avete ancora deciso, a utilizzare un diametro di foro un pochino più piccolo. Io utilizzo delle punte da legno per fare il foro per gli occhi, perché se in futuro volete utilizzare degli occhi un po' più grandi, siete sempre a tempo, esca permettendo, di allargare un pochino i fori per gli occhi e poter montare degli occhietti di diametro un pochino più grande rispetto a quelli che avevate progettato inizialmente. Un'altra cosa che io faccio quando vado a creare un master, prima di realizzare lo stampo, è realizzare anche l'armatura su quel body, su quel corpo dell'esca, così che lo stampo lo posso utilizzare come impronta per andare a ricreare anche l'armatura, così da avere tutte le armature precise senza doverci andare ad ammattire, perché non essendo in legno non ha senso poi fare successivamente, anche se qualcuno lo fa, uno scasso e piantarci dentro l'armatura e poi doverlo ristuccare e rilavorarlo. Quindi è molto più semplice realizzare direttamente l'armatura. Come vedremo nei prossimi video, io piombo direttamente sull'armatura per questa tipologia di esca qua e il lavoro si semplifica non poco, anche perché prendendo come punto di riferimento l'impronta dell'armatura sullo stampo, potremmo andare a ricreare esattamente la stessa armatura ogni volta. Un altro errore da non fare quando andate a creare il master e installate l'armatura: non dovete fare degli occhielli troppo piccoli, perché sennò magari uno split ring un pochino più grande ha difficoltà a restare libero e viene bloccato all'interno dell'occhiello. Quindi dovete valutare anche questa cosa qua: per cosa state progettando questa tipologia di esca o questa esca in particolare, per quale pesca. In base a quello dovrete utilizzare un certo determinato diametro di acciaio e realizzare gli occhielli di una certa determinata dimensione, ma questo lo vedremo nei prossimi video. Come state vedendo in questo momento, io ho installato gli occhielli dell'armatura abbastanza dentro il body dell'esca. È una preferenza mia rispetto a lasciarli un pochino più fuori. Non dovete incassarli troppo, perché l'esca comunque si aumenterà leggermente di volume esterno. Dovete calcolarci che una volta sformato il pezzo andrà ripulito, e poi ci saranno vari strati di vernice, perché c'è il primer, la base, il fondo, una, due, tre mani di colore, la carta olografica e poi ci sarà la resina o la finitura. Quindi un pochino di volume aumenterà e dovete tenere di conto anche di questa cosa qua quando montate gli occhielli o l'armatura, e lasciare le giuste tolleranze, così che una volta passati tutti gli strati di vernice, la carta olografica e la resina per la finitura, non vada a dar fastidio agli occhielli riducendone il diametro interno. I prossimi video spero non saranno noiosi come questo, ma vedrete praticamente direttamente il processo costruttivo, perché nel prossimo video sarà dedicato alla realizzazione dello stampo bivalva. Quindi, utilizzando il master, dovremo andare a preparare tutta la cassettina dove creeremo lo stampo, e lì vedrete, si inizierà a dare vita al processo costruttivo e sarà un video un po' meno noioso di questo. Spero vi possa piacere questa serie di video. Io sto ritardando perché sono video che ho registrato e riregistrato, ma in fase di montaggio vedevo che mancava qualcosa e non mi piacevano come erano girati. Quindi, prima di proporvi un qualcosa di fatto male, ho preferito ritardare e proporre a chi mi segue una serie di video fatta in maniera un pochino migliore. Amici, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se vi va, condividete il video sui social network dove siete iscritti, così che il canale possa crescere ancora di più. Se avete delle domande, dei dubbi, chiedete, i commenti sono a vostra disposizione, io appena ho possibilità di rispondervi o appena leggo vi rispondo immediatamente come sempre. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!